dice bene. Oggi vorrei narrarti il dialogo tra il capitano di una nave e il suo marinaio tratto dal libro rosso di Jung. Il capitano venne informato che un marinaio era molto preoccupato e agitato per la quarantena che gli avevano imposto al porto. Non potevano scendere a terra, dovevano rimanere sulla nave. Il capitano andò a parlare con il giovane e gli disse: «Cosa vi turba, ragazzo? Non avete abbastanza cibo? Non dormite abbastanza?» «Non è questo, capitano», rispose il giovane. «Non sopporto di non poter scendere a terra, di non poter abbracciare i miei cari. E se vi facessero scendere e foste contagioso, sopportereste la colpa di infettare qualcuno che non può reggere la malattia?» «Non me lo perdonerei mai», disse il giovane, «ma mi sento privato della libertà. Capitano, mi hanno privato di qualcosa». «E voi privatevi di ancor più cose, ragazzo!» «Ma mi prendete in giro?» disse il giovane. «Se mi tolgono qualcosa per vincere, dovrei togliermene altre da solo?» «Certo!» disse il capitano. «Io lo feci nella quarantena di 7 anni fa. Dovevo attendere più di 20 giorni sulla nave. Erano mesi che aspettavo di attraccare e godermi un po' di primavera a terra. Ma ci fu un'epidemia. A Port April ci vietarono di scendere. I primi giorni furono duri. Mi sentivo come voi. Poi iniziai a rispondere a quelle imposizioni non usando più la solita logica. Sapevo che dopo 21 giorni di un comportamento si crea un'abitudine e invece di lamentarmi e crearne di terribili, iniziai a comportarmi in modo diverso da tutti gli altri. Prima iniziai a riflettere su chi privazioni ne ha molte e per ogni giorno della sua vita. Poi mi adoperai per vincere. E come, capitano? Cominciai con il cibo, mi imposi di mangiare la metà di quanto mangiassi normalmente e iniziai poi a selezionare cibi più facilmente digeribili che mi aiutavano a stare in salute. Il passo successivo fu di purificare i pensieri, di averne sempre di più elevati e nobili. Mi imposi di leggere almeno una pagina al giorno di un libro su un argomento che non conoscevo. Mi imposi di fare esercizi fisici sul ponte all'alba. Un vecchio indiano mi aveva detto che il corpo si potenzia molto trattenendo il respiro. Mi imposi di fare delle profonde respirazioni ogni mattina e credo che i miei polmoni non abbiano mai raggiunto una tale forza. La sera era l'ora delle preghiere, l'ora di ringraziare. Poi, anziché pensare a tutto ciò che non potevo fare, pensavo a ciò che avrei fatto una volta sceso. Vedevo le scene ogni giorno, le vivevo intensamente e mi godevo l'attesa. L'attesa serve a sublimare il desiderio, a renderlo più potente. Insomma, mi ero privato di cibi succulenti, di tante bottiglie di rum, di bestemmie e imprecazioni da elencare davanti al resto dell'equipaggio. Mi ero privato di giocare a carte, di dormire molto, di oziare, di pensare solo a ciò di cui mi stavano privando. Mi fecero scendere dopo molto più tempo del previsto. Vi privarono quindi anche della primavera? Sì, quell'anno mi privarono anche della primavera e di tante altre cose, ma io ero fiorito ugualmente. Mi ero portato la primavera dentro e nessuno avrebbe potuto rubarmela più. Mio caro, mia cara, ti auguro che anche in questa quarantena la primavera possa sbocciare nel tuo cuore, riscoprendo la preziosità delle piccole e grandi cose di ogni giorno e creando nuove e sane abitudini nella tua vita, scoprendo che profondamente sei molto più di ciò che pensavi di essere. Che il buon Dio ti benedica.